Signor Presidente, cari colleghi, ecco qua, dopo 22 mesi di sforzi e districandoci fra processi brevi, medi e lunghi, siamo riusciti a farvi parlare per ben 3 ore di crisi economica e sociale. Il governo è venuto a mani vuote, era l'occasione, Ministro, non per fare la difesa d'ufficio di quel che si è fatto fin qui, era l'occasione per dire qualcosa di nuovo davanti all'evoluzione di questa crisi. E noi voteremo tutte le mozioni dell'opposizione, voteremo contro le mozioni della maggioranza. Per motivare comincio col dire che noi siamo ottimisti, ma non del vostro ottimismo, un ottimismo che è sempre fatto di parole calmanti e di piccolo cabotaggio. Ora, signor Ministro, a me continua a sembrare strano che lei non si accorga che in questo momento solo chi è senza problemi può accontentarsi delle sue parole, perché chi sta chiudendo bottega, chi perde il lavoro, chi si sente ogni giorno impoverito, chi non vede prospettive di occupazione per i propri figli, i lavoratori, i ricercatori della scuola, le donne che stanno pagando più di altro in questo paese, ecco, io credo che vorrebbero che si smettesse di parlare d'altro e si facesse qualcosa di più forte per questa crisi. Voi di sostanziale avete fatto una cosa: avete preso soldi agli investimenti delle regioni del sud, li avete messi sugli ammortizzatori, sulla cassa integrazione, lasciando scoperte grandissime fasce di precari, lavoratori senza stipendio tipo Euteglia, rifiutandovi adesso di prolungare e di potenziare questi strumenti che comunque, ve lo ricordo, significano una decurtazione fortissima di reddito per le famiglie. Che cosa avete fatto d'altro di sostanziale? Le cose che ha elencato, Ministro, sono dei di cui. Lei si è dimenticato le cose grosse. Voi avete fatto 4 o 5 cose grosse. Uno, il mega condono per gli evasori e esportatori di capitali. 2, un paio o 3 miliardi per Alitalia. 3, avete incassato 20 miliardi di IVA in meno in 2 anni. 4, avete aumentato la spesa corrente per beni e servizi della pubblica amministrazione di 12 miliardi in 2 anni. 5, avete tagliato 8 miliardi alla scuola nei 3 anni, con risultato, io spero che vi sia arrivata notizia sui banchi del governo, che le famiglie italiane per la scuola dell'obbligo stanno contribuendo agli strumenti didattici, alla carta igienica e alla supplenza degli insegnanti. Vi è arrivata notizia di questo piccolo particolare. E infine avete scritto sul bilancio 2010 9 miliardi in meno di investimenti rispetto al 2009, nel pieno più grave recessione che abbiamo dal 45. Allora, cosa c'è di logico in tutto questo? Cosa c'è di anticrisi in tutto questo? Io capisco la logica. La logica in sostanza è: a chi è nei guai il bel tempo lo promettete, a chi non è nei guai il bel tempo glielo garantite. Questa è la differenza. E non pensiate che ci dimentichiamo delle frasi celebri, che rimarranno nella memoria. Perché la crisi non avrà ricadute sull'economia, l'avete detto voi. La crisi psicologica l'avete detto voi. Nessuno rimarrà senza salario, l'avete detto voi. Facciamo un mega piano casa, l'avete detto voi. Tagliare un IRAP, l'avete detto voi. Le due aliquote, perfin l'abolizione del bollo auto. Tremonti, c'era anche questo nel programma. Allora, io, visto che è lì di fianco a lei, Ministro, il Presidente del Consiglio, glielo dica anche a lui prima di sabato che non si può far niente, perché se sento già che si possono fare enormi cose a parole. La crisi è alle spalle,
stiamo meglio degli altri, ma scusate un attimo, abbiamo perso 6 punti di ricchezza in 2 anni, la media degli altri è 3,3, abbiamo perso 17 punti di produzione industriale, la media degli altri è 12, stiamo più bassi dei consumi reali, abbiamo perso il 25% del reddito agricolo quest'anno, che è il doppio di quello che abbiamo perso gli altri. Ma come fate a dire che stiamo meglio degli altri? Noi abbiamo più strada da fare per tornare dove eravamo, che è lì che finisce la crisi. Stiamo andando più forte? No, stiamo andando più piano. Quest'anno andremo più piano degli altri. Andiamo più forte nei prezzi, vi siete accorti o no? Le tariffe le state guardando? Vi state accorgendo che il prezzo della benzina è arrivato al livello dove era col petrolio, che costava il doppio? C'è qualcuno che ci sta guardando queste cose qui? Guardate, ci vuole più energia. Ci vuole una cosa seria e una cosa vera, ci vuole un piano anticrisi, fatto di 2 cose, interventi immediati, un po' di interventi immediati e un tiere di riforme. Noi siamo disponibili a discutere entrambe queste cose. Piano anticrisi ve l'abbiamo scritto, non sono 107 cose, 3 cose. Grande piano di piccole opere, l'abbiamo detto dall'inizio, i comuni devono dare un po' di lavoro, i comuni con 1.000, 2.000, 3.000 cantieri. Io mi rivolgo alla Lega, Cibelli, dati Cresme, gennaio e febbraio, ma lo sapete che sono calati in recessione, in piena recessione, del 30% i cantieri dei comuni rispetto all'anno scorso, e che da quando c'è il federalismo delle chiacchiere i comuni non sono mai stati peggio? E poi, Cibelli, lo dico alla Lega, è triste vedere il carroccio che va con l'imperatore e gli tiene la sedia. È triste, è molto triste. Dare lavoro, i comuni, l'efficienza energetica, avete tolto il 55%, dovete ripristinare un po' di politiche industriali in tutti i diversi settori, non faccio l'elenco perché non ho il tempo necessario, dovete mettere un po' di spinta ai consumi, dare un po' di soldi in tasca a chi ha assolutamente bisogno di spenderli, i redditi più bassi, ecco. E poi bisogna aprire il cantiere delle riforme. L'antitrust ha mandato un pacchettone così di cose da fare per il mercato. C'è da vedere interventi di politica industriale. Attenzione, adesso sotto le elezioni tirate fuori 300 milioni di incentivi, che è l'ottavo di quel che si è speso per Alitalia. Con sta storia arrivano e non arrivano gli incentivi, sono 3 mesi che il mercato è fermo, nei mobili, nell'auto, nei carri agricoli, nei tricicli. E insomma, adesso quando vengono fuori ormai il danno sarà più del vantaggio che ne verrà. Cerchiamo di tenere conto di queste cose, le riforme, il fisco, subito, lotta all'evasione fiscale, fisco più equo, non fra 3 anni, discutiamo di ammortizzatori e di norme sul lavoro, non deregolare il lavoro. Ma cos'è che vi fa pensare, come 15 anni fa, che il problema sia la rigidità del lavoro e il costo del lavoro? Ma venite da Marte? Non è questo il problema. Non è questo, ve lo dice chiunque che non è questo il problema. E non diteci che non si può far nulla, che non ci sono i soldi, gli equilibri di bilancio. Lo venite a dire a noi, gli equilibri di bilancio. Le pagelle europee, ma sappiamo come funzionano, no? Basta che i conti alla fine tornino. E l'Europa gli va sempre bene. Gli va anche meglio se noi perdiamo posizioni nella politica industriale, nella concorrenza. È questo, è il lavoro di domani. E allora io chiudo dicendovi questo: se vogliamo guardare l'Italia oltre la crisi, bisogna guardare la crisi con gli occhi di chi è più sul fronte, non con gli occhi di chi è al riparo. Lavoro, famiglia, impresa, perché noi il domani mangeremo con loro, non con quelli che adesso sono al riparo. Questo è il modo di affrontare la crisi. Metteteci più di coraggio, metteteci più responsabilità. Noi siamo qui con le nostre proposte. E Presidente, accetti un'osservazione: non si faccia ossessionare dalle televisioni e cambi canale. Faccio una telefonata ai problemi che aspettano da tempo.